C'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi. Io entro, mamma. La mia Susan, la mia nipotina. Sei stanca? Sono contenta di vederti per Natale. Mai quanto me, mia cara. Come vanno le gambe? Beh, dipende dai giorni. La vecchiaia è terribile, ma il dolore non è nulla. Fa più male sentirsi un peso e così d'impaccio. Non dire così, nonna. Lo sai benissimo che ti vogliamo tutti molto bene. È normale aiutarci in famiglia. La mia Susan! Chanel, la mia grossa Chanel! Sempre tanto grossa. Permetti che ti baci? Ah, che tempo spaventoso! Ah, che bello rivedere la nostra Susan! È magnifica, non è vero? È proprio una ragazza da marito. Sono completamente del tuo parere. Da maritare prestissimo, mami. Tuo padre sarà felice di vederti. È stato avvertito, signora Chanel? Sembra che abbia dato ordine di non svegliarlo. Come? Papà non è ancora sveglio a quest'ora. Ieri ha dovuto lavorare in camera sua fino a tardi. Si ammazza dal lavoro. Senza dubbio avrà letto tutta la notte. Ah, com'è bello trovarsi in casa propria, cara vecchia casa. Oh, la tua cara vecchia casa. Con tutta la neve che è caduta sembra di essere in Siberia. Ah, ti presento Louise, la nostra nuova cameriera. Buongiorno Louise. Buongiorno signorina. Mi auguro che la signorina abbia fatto buon viaggio. Buonissimo, solo che con tutta questa neve. Eh già, siamo tagliati fuori dal mondo. Fortuna che abbiamo ancora il telefono e la macchina. Signora, quando devo svegliare, signore? Ah, non subito. E se ci andassi io? No, lascialo riposare ancora un po'. Se ha chiesto di non svegliarlo. La signora ha bisogno d'altro? No, grazie, Louise. Da dove viene? Dai dintorni, credo. Accettare di venire ad inchiudersi in un buco sperduto d'inverno. Vado a preparare la colazione. Ma è una vera perla. Ne sono entusiasta. E poi, accettare di venire a rinchiudersi in un buco sperduto d'inverno. Per noi è stata una fortuna. Buongiorno, zia Augustine. Sembri stanca, come stai? Sempre uguale. Ho male al cuore, la mia tachicardia. La tua tachicardia? Sì, insomma, i reni, il cuore. E poi la neve risveglia i miei reumatismi, insomma. Allora, già di ritorno? Ti hanno espulsa dal collegio? Ma no, niente affatto. Sono a casa per passare il Natale con voi. E poi ho degli ottimi voti. Ah, lo so. Tua madre ci ha fatto vedere la tua pagella. Solo che una pagella si può truccare. Ma perché dici questo? Non è gentile. Oh, insomma, arriva mia nipote e io non posso domandarle se si è comportata bene? Ma sì, zia Augustine, puoi. Comunque va tutto bene. Almeno una è contenta. Ti riferisci a me? Oh, io dico solo che mia figlia è felice. Ecco tutto. Ecco tutto. Figliole, vi prego, non ricominciate. Augustine, tu esageri. Dopotutto, non possiamo lamentarci. Gabi ci ha accolte qui gentilmente. Sì, è vero, non è proprio casa nostra. Comunque, è grazie a lei. Non grazie a lei. Grazie a tuo padre, Susan, che rispetta il nostro valore. Lui rispetta una signora anziana inferma come tua nonna, una donna virtuosa e retta, come me. Grazie a Marcel. Grazie a tutte e due, insomma. Senti, zia Augustine, non essere così amara. Noi ti vogliamo tutte bene qui, senza eccezione. Perciò non fare così. È importante che una famiglia sia unita, malgrado i difetti. E scusami, stanotte non ho potuto dormire. Scusami. Gabi, mia cara, grazie a te io sono felice e mi posso sfamare. Ecco la colazione. Oh, le brioche belle calde. A me danno solo il pane tostato. Come a tutti, signorina Augustine. Queste brioche sono il mio regalo personale a Susan. Zia, se ti fa piacere.
Oh sì, sì, adoro le brioche. Grazie, ma ho della cioccolata su in camera mia. Vado a prenderla. Le brioche sono più buone col cioccolato. Bisogna essere indulgenti. Augustin, ancora una bambina. Tua madre è molto buona a tollerare le sue piccole manie senza adirarsi. Tu le chiami piccole manie? Io invece le chiamo insolenze. Ma poiché tuo padre la tollera. Papà è un uomo adorabile. Sì, sempre allegro, sempre di buon umore. Eppure i suoi affari non vanno come vorrebbe. Sembri meglio informata di me circa le preoccupazioni di Marcel, mamma. Anzi, ignoro addirittura se ne abbia. Cioè, l'ho saputo così, per caso. Va benissimo così. Io ho i miei problemi, lui ha i suoi e non ne parliamo mai. Meglio così. Gli ho chiesto consiglio ultimamente per la vendita dei miei titoli e senza volere lui mi ha detto alcune cose. E li hai venduti, i tuoi titoli? No. Mi ha consigliato di aspettare. Serbali, hai ragione. Non si sa mai. Chi è? Catrin, la mia piccola Catrin. Salve, madri. Salve, sister. Attenzione alle mie gambe. Oh, scusa, nonna. Questa bambina è sempre sovraeccitata. La preferiresti nevrastenica come Augustine? Mi hai portato un regalo per Natale? Sì, della cioccolata. No, davvero? Non ti sei certo spaccata il cervello? Credevo che a 15 anni piacessero le cioccolate. 15 anni e il resto, ne avrò 16 a febbraio. Però per me sarai sempre la mia sorellina. Tu invece sei ingrassata. Davvero? Non mi pare. Dov'è papà? Non si è ancora svegliato. Che pigrone, andiamo a rompergli le scatole. Catrin, non parlare così di tuo padre, l'unico uomo della casa. Portagli un po' di rispetto. Oh, ma io lo rispetto, mio padre. A modo mio, è tutto. E soprattutto lo ammiro. Anche se perde i colpi. Avete finito con questo baccano? Tutto, ecco la più bella. Ah, ti prego, sono furibonda con te. E per che cosa, baronessa? Hai lasciato la luce accesa tutta la notte e con la porta a vetri non ho potuto dormire. Senza dubbio stavi ancora leggendo quei tuoi abominevoli libri. Che libri abominevoli? La zia Augustin chiama libri abominevoli i romanzi polizieschi di spionaggio e di avventure. Non sono adatti alla tua età. Leggere non ha mai fatto male a nessuno, ma andare 5 volte in bagno durante la notte sveglia i vicini. Allora, hai qualcosa da ridire? Sì, sono stata io, precisamente. Non ti sentivi bene? Non potevo dormire a casa della tua dolce figlia. Così ben educata. Sono andata a bere, a dissetarmi, scusa tanto. Finché si tratta di acqua, non è niente di grave. Posso andare a svegliare il signore? Sì, per favore. Ah, brioche anche per Marcel. Lui è il padrone di casa, mantiene tutte noi, poi è l'unico uomo. Lui se le merita. Il signore non risponde, signora. Entrate pure, Louise. Bene, signora. Quella maldestra! Ma che c'è? Ma c'era di mandarsi dove aveva imparato il suo mestiere. Se non fossi bloccata qui sopra. Signora, signora! Che c'è? Il signore è orribile! Parla! Su! O ti si deve tirare fuori le parole con le pizze! Il signore è morto nel letto! Te l'ha puntato nella schiena! Ma siete pazza! Nervosa com'è? Occupatevi di lei. Mamma, aspetta un momento. Mamma, nessuno deve entrare nella camera. Nessuno deve toccare niente in quella camera prima dell'arrivo della polizia. Ma, bambina, i giornali lo dicono sempre. Non toccare niente. Giusto, per le impronte. Ma non dite sciocchezze. Dammi quelle chiavi. Tieni, falle quello che vuoi. Mamma, vieni. No, no, sì, sì, no, sì, no, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, e sia. Attente, forse l'assassino è nascosto nella...
una botta. Magari le si mette a posto il cervello. I suoi affari andavano troppo male, si è suicidato. Ma che suicidato? Ho visto bene, il coltello è conficcato nella schiena. Ah beh, sia così. Una specie di pugnale. Un pugnale col manico di corno? Sì. Il signore me l'aveva chiesto per tagliare del cartone. Del cartone? E che cosa ci faceva col cartone? Bisogna telefonare alla polizia. Subito. Abbiamo tardato anche troppo. È muta! Non funziona! Hanno tagliato i fili del telefono. Ma chi? Qualcuno. Ma... oddio! Credete che qualcuno sia ancora qui in casa? Shh! Ascoltate! Sento del rumore da quella parte. No, niente! Ma è il vento! La vostra immaginazione! E se non riusciamo a chiamare il commissario? Vado a prenderlo con la macchina! No, mamma, nel tuo stato potresti andare a sbattere! Louise, Louise, il mio mantello! Signora, i cani! Cosa i cani? Non hanno mai abbaiato in tutta la notte! E allora? Cattivi come sono, avrebbero abbaiato se... Se cosa? Se un estraneo fosse entrato nella proprietà? Sì, è così. Ma se nessuno è venuto dall'esterno, allora vuol dire che... Così non si può andare avanti. Bisogna andare a vedere. Sì, signora. Che la signora... Sì, vada a vedere. Sì, bisogna che qualcuno prenda questa iniziativa. Sì, bisogna. Io sono cardiaca. Io non posso camminare. Io sono la più piccola. Io sono la cameriera. Il mio contratto non lo prevede. Se ho ben capito, nessuno osa muoversi. Che cosa è accaduto ieri sera? Niente di particolare. Tuo padre è rincasato verso le 8. Abbiamo pranzato, poi si è ritirato nella sua camera per lavorare. Chi ha telefonato per ultima? Io. Ebbene, ditelo. Ma stamattina, verso le 7:30, ho ordinato la carne al macellaio, ma non ha potuto consegnarla per la neve. Dunque, stamattina alle 7:30 l'assassino era ancora qui. I fili del telefono li ha tagliati dopo. Gli affari di papà procedevano bene? Sì, tu sai com'era tuo padre. Un affarista, un uomo di azione, intelligentissimo. Aveva i suoi segreti, ma personalmente non mi ha mai detto niente che non andasse bene, ecco. E poi era ben assistito dal signor Farnù. Il signor Farnù? Sì, il suo nuovo socio. Ah, sì. Codesto signore è già venuto qui? No! Sì, una volta o due forse. Non ci frequentiamo per niente. Insomma, molto poco. No, no, mi ricordo che i cani, il giorno che lui è venuto a trovare il signore, lo hanno quasi gettato a terra. Perché il signor Farnù ha un cane anche lui e i nostri lo avevano sentito. Quindi bisogna deporre l'idea che questo signore avrebbe... Certamente, è inverosimile. Chi eredita le sostanze di papà? Io, voglio dire, noi. Insomma, in questo caso si vende e si divide tra i figli e la moglie. Alla moglie tocca la metà e i notai sanno tutte queste cose. Io non ci capisco niente. Ma, Catherine, vanni a prendere un fazzoletto. Bisognerà avvertire la sorella di papà. La sorella di tuo padre? Ma che razza di idea! Una donna simile. Già. Mi hai scritto che ultimamente era venuta ad abitare in una casa vicino al paese. Perché? Senza dubbio nella segreta speranza di riavvicinarsi con Marcel. Dopo la vita dissoluta che ha condotto a Parigi, ha cercato di rifugiarsi presso suo fratello ricco. Ma grazie a Dio quella donna non ha mai messo piede nella nostra casa. Sono assente da un anno e quando torno papà è morto, assassinato! È incredibile come in un anno le facce cambino. Trovi che sia invecchiata? Ma ci penserà questa catastrofe a farlo. Ah, Marcel, ci comprendevamo. Eravamo teneramente uniti. Sì,
ma in camere separate. Marcel tornava tardi, lavorava spesso di notte. Mi aveva chiesto di occupare provvisoriamente la camera del secondo piano. Hai qualcosa da aggiungere? Per il momento no. Figliole mie, calmatevi. Non si può restare senza aiuto. Va via con la macchina, Gabby, sbrigati. E se l'assassino fosse ancora lì? Ma no, non fare un romanzo, bambina. Non c'è certo aspettate. È fuggito, se n'è andato dalla porta come è venuto. L'assassino è più furbo di quanto si creda. Più vicino, più... Allora un uomo si aggira forse qui intorno a noi? Un uomo? Perché un uomo? Ma chi altri può essere stato? Ma una donna. Oh, è una vergogna. Avete l'aria di accusarci. Quando si ha la coscienza tranquilla. Mi detesti, vero? No, mi sei indifferente. Ma sentite! Augustin, mia cara, taci! Gabby, scusala. Ma sì, mamma, dai ragione a Gabby. Ora lei è ricca, molto ricca, ci può sbattere fuori. Allora, falle la corte, mamma, salva il tuo pane. Non osate dirle niente perché siete tutte delle vigliacche. Ma io dirò certe cose alla polizia, certe cose che io so. Non si calunnia qualcuno senza prove. Oh, lasciala fare, mia cara. È divorata dalla gelosia, è naturale. Io sono bella e ricca, lei sgraziata e povera. La prossima volta lo riceverai dritto sul muso. Un vaso così bello, calmati. Vuoi bere qualcosa per rilassarti? Mi fa ribrezzo bere quando non sono a tavola. Toh, guarda, credevo che stanotte ti fossi alzata 5 volte per bere. A letto è diverso, sono molto malata. Sono cardiaca. Vai a prendere delle pillole per calmarti. Ecco, sì, le pillole. Ebbene, prenderò tutta la scatola in una sola volta. Così sarete sbarazzate di me. Scusate. Ecco. Scusatela, povera figliola. Cambina. Cambina? Ma mamma, che cosa succede? Le tue gambe? Ma già. Ma come? Cammino. Mi sento meglio. Deve essere la neve, oppure un miracolo di Natale. Evidentemente bisogna crederlo. Valeva proprio la pena di acquistarla, una poltrona a rotelle. Che cosa si fa, signora? Io vado. Louise, il mio mantello, per favore. È la terza volta che ve lo chiedo. Mami e zia Augustine andavano d'accordo con lui? Lo spero. Con quello che mangiano dovrebbero avere almeno la riconoscenza dello stomaco. Talvolta litigavano con lui, ma per niente di grave. Bisticciate? A proposito di cosa? Sciocchezze. Augustine fa un dramma di nulla e mami dorme con i suoi titoli sotto il guanciale, che difende come fa un cane col suo osso. Le ho detto 1000 volte di darli a Marcel perché li adoperasse nei suoi affari, in cambio della nostra ospitalità. Ma sui soldi di nonna hai la tua parte anche tu, o no? Appunto, io ho dato la mia parte a Marcel dopo averla letteralmente strappata dalle mani della nonna. Naturalmente poi Augustin l'ha saputo, se n'è immischiata e la battaglia ha avuto inizio. A farla breve, mami ed Augustin sono divise fra la riconoscenza che ci debbono e la loro avarizia. Ma cosa vuoi? Loro non hanno trovato un marito ricco. È colpa mia? Dire che ho fatto di tutto perché Marcel li accogliesse qui. Tuo padre non le poteva vedere. Tuo padre ha sempre amato la gioventù. Louise, da quanto tempo esattamente siete a servizio in questa casa? Perché me lo domandate? Louise è qui da ottobre. Ho delle buone referenze. Ho lavorato anni in casa di un notaio e poi si è ritirato. Potete verificare. Non è compito mio. Ma Louise, siete proprio sicura del silenzio dei cani? Sicurissima. Stanotte ho dormito male. Avevo un presentimento ieri. Il signore aveva un brutto aspetto quando gli ho portato la sua tisana. Vi aveva chiesto una tisana? Sì, verso mezzanotte. Lavorava, doveva avere avuto sete o male allo stomaco. Mi ha suonato e gliel'ho portata. Siete rimasta a lungo in camera di mio padre? No, sono tornata via subito. E dite un po', com'è che non ho visto il vassoio della tisana nella camera poco fa? Oh! 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 Gabby, vieni un momento. Non
riesco a calmarla. Vuole inghiottire tutta la scatola di pillole. Ma è tutta scena, mamma. Come fai a crederle ancora? Posso andare? No. Ditemi ancora una cosa. Quando avete fatto la tisana, la signora Chanel era ancora in casa? Era già andata via. Abita nel padiglione di caccia in fondo al parco. Per la sua libertà, dice lei. È nel suo diritto. Dopo una giornata di lavoro si è liberi di fare ciò che si vuole. E giocare a carte non ha mai fatto male a nessuno. Ah, la signora Chanel gioca a carte? La signorina non lo sapeva? Oh, diamine, ho commesso una gaffa. Niente affatto. So benissimo che alla signora Chanel piace giocare a carte. Ma con chi gioca? Non faccio la spia. Parli! E noi non lo diremo a nessuno. Gioca con... E poi, caspita, me ne infischio. Gioca con la signorina Pierrette, la sorella di vostro padre. Ma come? Come lo sapete? Le ha viste mami. Me l'ha detto lei un giorno che era in vena di confidenze per aver bevuto un bicchiere in più. C'è sempre la sua brava bottiglia nella camera di mami. Mia nonna ha ripreso a bere. E com'è mia zia Pierrette? Ex ballerina nuda, dice vostra madre. Artista di talento e pura come un giglio, dice la signora Chanel. Sarà come sarà, ma se non altro usi i fianchi per trarne profitto. Chi la può biasimare? Dov'è la signorina Agustin? Di là. Portatele questo. Chanel, a cosa sei andata via ieri sera? Verso mezzanotte. Sei andata a spasso? Vuoi scherzare? Con un tempo simile? Hai avuto visite. Visite? Sono 10 anni che non ne ricevo. Sei sicura? Catherine, ti ho stirato le mutande in guardaroba. Vai a vestirti come si deve. Sì, ci vado, ma credo che tu ci nasconda qualcosa. Tua sorella non ha educazione, non è come te. Chanel, Louise, lavora bene? Oh, su questo argomento ti dirò ciò che penso. Louise è una furbetta che va di casa in casa con la speranza di farsi il padrone. Quanto alle altre... Quanto alle altre me ne incarico io. C'est pour toi, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi.